Serviva la prestazione perfetta per trovare il successo esterno sul campo della prima della classe e l'Amen di coach Evangelisti non ha tradito le attese, sfoderando una gara ai limiti della perfezione, strappando i due punti in un campo molto difficile. La partenza degli Amaranto è subito concentrata, la difesa non concede molto spazio agli avversari, ma Cecina riesce comunque a chiudere avanti 16-10 la prima frazione di gioco. Nel secondo quarto i padroni di casa provano poi ad allungare. Poco prima dell'intervallo Cecina prova un altro strappo, 37-30, ma Fornara sulla sirena segna una tripla importantissima per il morale della SBA, che si trova a sole 4 lunghezze dagli avversari. Grande equilibrio nel terzo quarto, il primo sorpasso amaranto arriva con due triple, prima di Pelucchi, poi di Fornara, che valgono il 51-48. L'Arezzo sfrutta l'inerzia positiva toccando più 5. Bracci e Bruni però richiudono il gap a meno 1 alla terza sirena. La partita sale di tono, Vaselovinovic segna 9 punti consecutivi che permettono all'Amen di avere qualche lunghezza di vantaggio prima che due triple di Turini e Bruni ribaltino di nuovo la gara. Le due squadre segnano due canestri per parte prima che a un minuto dalla fine la SBA faccia la giocata difensiva che indirizza a proprio favore la gara. Nell'ultimo possesso la squadra di casa ha due opportunità per il pareggio, ma Bruni e Puccioni falliscono il canestro. La palla torna all'Amen con Rossi che subisce fallo a 8 secondi dalla fine. Dalla lunetta il numero 10 Amaranto non sbaglia, chiudendo la partita sull'80-75. Altri due punti dunque in cascina per la SBA, che allunga 3 partite la striscia vincente. Adesso sabato prossimo ci sarà un'altra grande sfida al Palasport Extra con l'Amen, che attende l'astosa Virtus Siena, lanciatissima dalla netta vittoria contro la Sibe Gruppo F Prato. Palla 2 sabato alle 19 al Palasport Extra. 80-75 al termine di una partita molto molto